l'economia circolare protagonista nel recente villaggio Coldiretti a Roma, dove un incontro è stato dedicato proprio allo studio di soluzioni energetiche per la difesa dell'ambiente e la valorizzazione del territorio attraverso l'adozione di fonti pulite. Un esempio? Grazie a GPL e GNL, le comunità rurali possono contare su un'energia sostenibile, un'alternativa alle fonti più inquinanti spesso usate proprio nelle zone rurali. E il GPL è il prodotto diciamo più pulito che c'è nell'ambito dei combustibili, ha emissioni praticamente zero in termini di PM2, PM5, PM10 e non c'è un altro prodotto diciamo più meno inquinante dei prodotti tradizionali, e quindi il contributo che può dare è quello di andare a sostituire prodotti come il gasolio, come il BTZ, che sono prodotti invece altamente inquinanti e dove in Italia ce n'è ancora un consumo molto elevato. Solo per darvi due numeri, in Italia si consumano 1.100.000 tonnellate di gasolio e 457.000 tonnellate di BTZ, che sono prodotti altamente inquinanti, che quindi nel momento in cui vengono utilizzati anche nell'ambito dell'agricoltura hanno una caduta di polveri su tutte le attività agricole. Quindi utilizzare il GPL significa produrre senza inquinare. Liquigas dal 2015 collabora con Terra Nostra, associazione di Coldiretti dedicata alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione degli agriturismi e degli ambienti rurali, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità energetica. L'azienda distribuisce anche il gas naturale liquefatto, un prodotto ancora poco diffuso, ma dalle notevoli potenzialità. Liquigas leader, nel senso c'è il GNL, che sostanzialmente è il metano liquido che viene stoccato in serbatoi criogenici. È un prodotto che nei prossimi 10 anni avrà sicuramente un exploit. In Italia siamo tra i pochi a commercializzarlo, ma c'è una problematica di carattere logistico. In Italia non c'è un deposito per stoccare questo prodotto, per cui questo prodotto deve arrivare via gomma o da Marsiglia o da Barcellona, quindi con dei costi di approvvigionamento piuttosto importanti e anche delle difficoltà logistiche. Ma siccome in Italia si sta smuovendo in questo senso anche il legislatore e il governo, riteniamo che non appena questo sarà possibile, questo sarà un prodotto che potrà decollare e soprattutto andare a sostituire tutti quei combustibili utilizzati oggi e quindi dare veramente far fare un bel salto di qualità anche all'ambiente nell'ambito dell'agricoltura e non solo, perché questo poi viene utilizzato anche nei trasporti. Cominciano a esserci in Italia i primi distributori di GNL, comincia anche nella nautica, nelle navi da crociera. Perché? Perché sono prodotti che hanno un'ottima resa e zero impatto di inquinamento.